Amici, buongiorno. Abbiamo un ospite d'onore qua. È arrivata un pezzo dalla Moldavia e faremo qualche giorno insieme e di nuovo un on the road. Quindi vi porto con me in questo viaggio itinerante. Prima di partire, però, c'è una missione importantissima, che è quella di aprire il pacco dalla Moldavia. Se avete avuto modo di entrare in contatto con qualcuno che arriva dalla Moldavia, saprete che puntualmente arriva ogni tot un pacco con cose da mangiare e altre cose. Infatti adesso voglio aprire insieme a voi e farvi vedere che cosa c'è esattamente in questi magici pacchi che arrivano carichi di tanto amore. Perché ovviamente la mamma prima di partire ha preparato tutto quanto, l'ha spedito, però non l'abbiamo ancora aperto perché lo si deve aprire insieme. Il pacco è questo, adesso voglio vedere che cosa c'è dentro perché pesa più di me. Allora, cioccolato con frutta secca. Quelle più tipiche, diciamo, sono queste. Queste sono prodotte da Bucuria, che è un marchio storico. Queste sono tipo crema e gelatina con lampone, viscole e uva. Questo anche è una cosa super super tipica. Sono prugne con all'interno delle noci e ricoperte di glassa di cioccolato. Questo è un altro dolce tipico, questo addirittura lo preparavano a casa anche ai tempi, ma si faceva solo la prugna con dentro le noci. Poi cos'altro abbiamo? Questo è prodotto a Porumbeň, che è esattamente dove sono cresciuta io, quindi è prodotto proprio nel mio paesino d'origine. Questo è un mix di frutta e noci. Abbiamo i miei cioccolatini preferiti, che sono i Meteorite, che sono tipo arachidi ricoperte di cioccolato. Queste sono le più buone, io le amo e c'è un pacco intero per me. E poi questi, che sono invece buonissimi, tipo sono latte in polvere ma dal cuore morbidissimo, ricoperte di cocco. Queste sono veramente super super buone. Questo di nuovo, altri cioccolatini con frutta dentro, cioccolato con frutta e sopra frutta secca. Ma qua arriva la roba più importante. Abbiamo del vino, vino bianco prodotto in Moldavia. Questo non l'ho mai provato, lo assaggeremo. E poi vabbè, questo è al pari di questo marchio qua. Questo è cognac moldavo, e se avete mai avuto modo di visitare Moldavo avrete assaggiato anche questo tipo di cognac, che è super tipico. Poi questo invece è un marchio di vini super famoso anche all'estero tra gli intenditori. Questo è un vino rosso prodotto a Cricova, che è una località moldava dove si produce buona parte del vino moldavo. E poi un'altra cantina molto famosa è Purcar, e qua abbiamo invece un Pinot Grigio. Questo invece è uno Shiraz. Qua c'è una roba super importante. Allora, qua abbiamo invece proprio delle noci, sono noci già sgusciate. E sembrerà strano, ma vengono vendute così al chilo, quindi sfuse e non dentro confezioni già preconfezionate. Viene venduto sfuso, ma sembra buonissimo, è fresco. Yum, questo sembra veramente buono. E poi qua un'altra scatola di cioccolatini, qua un mix con quelle di prima, queste qua,
e altre cose super buone. Sì, è un mix di queste due praticamente, però in una confezione un pochino più presentabile. Un altro dei cioccolatini tipici, questo si chiama grilliage, questo è tipo caramello con noci ricoperto di cioccolato. Questi sono veramente buonissimi, sono super buoni. Luca, il fidanzato di Olivia, li adora. Qua abbiamo di nuovo prugne con noci. Diciamo che i moldavi sono un po' fissati con questo dolce qua, col cioccolatino con prugne e noci dentro. Abbiamo un bottino veramente importante, ragazzi, cioè tanta di quella roba lì. Io ne assaggerò una di ognuna, anche se mi piacciono un sacco, non è che sono super fan di cioccolatini, non ne mangio così tanti. Adesso stiamo preparando il pranzo e poi si parte per la nostra prima tappa, quindi direi che ci vediamo tra un attimo quando saremo in viaggio. Siamo nella nostra tappa numero 1 e per chi non ha riconosciuto il posto, siamo a Brescia. Io c'ero già stata diversi anni fa, ma non mi ricordo assolutamente niente, quindi per me è come visitare una nuova città, è tutto nuovo per me. Ma che bello qui. Pausa merenda da Pinco Gelateria. Ho preso pistacchio, caffè e fichi caramellati. Gusti super autunnali. Tutta questa meraviglia a un'ora da casa e io non ci sono mai stata. Sono senza parole. Per cena siamo da Vasco da Gama, sono già arrivati gli antipasti, io la nelle foglie con melanzane, bufala. Qui un altro antipasto per il mio. E come secondo, io non mi faccio troppi complimenti, mangio patate a non finire. Qui le signore hanno preso il pesce e l'ha tagliata. Troppo chiuso questo posto. Mi sa che è già Natale. Ciao amico. Molto bella questa città, non me l'aspettavo, mi sta piacendo un sacco. Hello, siamo in hotel, non siamo rimaste per strada stanotte, anche se sembrava. In questo momento siamo nel bagno, nella stanza, e siamo allo Star Hotel dell'aeroporto di Verona. La stanza è molto carina, pulita, tre letti, no, due letti, uno matrimoniale, uno singolo, e abbiamo la vista sul McDonald's. Perfetto. L'importante è che abbiamo un posto dove dormire. Questo è quello che conta. E niente, siamo a metà strada tra Brescia e la prossima tappa. Tappa che scopriremo domani, quindi adesso ho già rubato il bollitore che c'è qua
a utilizzare in condivisione. Preparo le tisanine e poi si va a nanna. Quindi a domani. Ciao ciao. Che vista, wow. Vabbè, almeno è luminoso. E siamo pronte per partire per la prossima tappa, tutte belle, carine, capelli fatti, make up. La signora è festeggiata oggi, compie gli anni e si è impupata tutta, guardatela qua. Grazie. Che carina. Bella. Bella come il sole. Let's go. Sì, faccio vedere anche me. Outfit of the day. Olivia, facciamo outfit of the day. Abbiamo blazer marrone, gilettino in cashmere, sotto camicia Burberry, un paio di Levi's e mocassini, calzini autunnali. E siamo pronte. Let's go. Siamo nella tappa numero 2. Siamo a Padova. Siamo appena dietro la stazione, ma è già bellissimo qui. Ottima scelta di fare un salto anche in questa città. Siamo al Prato della Valle e questa è la parte di Padova, questo è il punto di Padova che mi ha convinto a fare la giornata qui. È spettacolare, veramente stupendo. La Basilica di Sant'Antonio vince il posto in classifica in questo momento, è stupenda. Ora stiamo andando a visitare la cappella, no, come si chiama? Vabbè, non ci ricordiamo più perché è un nome particolare, degli Scrovegni. Olivia, andiamo a vedere la cappella degli Scrovegni, dove ci sono gli affreschi di Circuito e sono sbalordita dalla bellezza di questa città. Facce completamente distrutte, però contente. La visita è finita, la giornata a Padova pure. Ora si va a vedere l'appartamento che abbiamo scelto per stasera
preparare una buona cena e riposare. Le mie ragazze, abbiamo passato la giornata qui al mare, abbiamo pranzato in spiaggia, poi abbiamo fatto una passeggiata, siamo andate a prendere un buon caffè dentro un bar, sempre sulla spiaggia, e adesso abbiamo passato tipo un'oretta a scattare, ammirare, ascoltare le onde ed è stupendo. Ora è arrivato il momento di tornare a casa, ma io non ho voglia di tornare a casa. E solo che siamo state invitate a cena e quindi ci tocca partire, ma questo è uno di quei momenti che sognavo da tantissimo tempo e che mi sono goduta tantissimo e mi sto godendo ancora. Che bello che è qui. Probabilmente questo mare, questa spiaggia la si apprezza proprio di più in questa stagione, perché quando sono venuta qui in estate non l'ho apprezzato tantissimo. Siamo pronte per tornare? Eh? Pronte? Mia madre non capisce proprio niente di quello che dico. Che bello! Bellissimo! Andiamo a casa? Andiamo da Luca? Sì. Sì, ecco, quando dico Luca è subito sì, è il suo amore praticamente. Vabbè, ammiriamo ancora un attimino e poi partiamo. Era un po' che sognavo una giornata così, shopping in Duomo con la mamma, cosa c'è di meglio? Sono una di quelle esperienze che non faccio quasi mai, perché non avendo la vicina non si presenta l'occasione, e quindi ne abbiamo approfittato per fare un po' di shopping insieme. Abbiamo già fatto pazzie da Zara e ve le ho già fatte vedere a questo punto, quindi ve lo linko qua sotto il video, andate a vedere quello che ho comprato. Intanto stiamo andando a fare una delle foto più turistiche del secolo, ovviamente essendo qui dentro l'avete già capito. Andiamo a cercare il bue e le sue palline. Ho fatto un salto temporale importante, perché qua il tempo scorre come niente, cioè non stiamo riuscendo a renderci conto che le giornate finiscono. Praticamente ieri eravamo qua per fare shopping, oggi siamo qua per andare alla Scala. Dovevamo fare un giro un po' particolare e arrivare in macchina, ma all'ultimo, perché diluvia, abbiamo deciso di prendere la metropolitana e praticamente eravamo le più come posso definirci? Le meglio vestite. Adesso siamo anche un po' in anticipo, fortunatamente, quindi riusciamo a fare anche qualche foto prima di andare a vedere lo spettacolo, che è un'opera. Andiamo a vedere Peter. Che gnocche!